che oggi l'Italia ha perso, io ho fatto vedere un attimo questo. Bene, invece andiamo con la mountain bike 2004. Qua si sta partendo, io sono dietro a un motorista che praticamente qua mi è venuto una crisi qua, ho detto qua mi vengono tutti addosso, naturalmente. Ecco qua, vediamo. Bene, andiamo a vedere e lasciamo andare questi ragazzi. Cazzo, vai, correti qua. Mollimi sul dove se l'obelisco. Vai. Su. Aspetta. Bene. Allora lasciamo l'originale, il filmato originale, eccoli qua che sembrano dei salini, dopo faranno un giro nella torretta lì e andranno giù per questo parco, un po' lasciato perdere adesso in epoca, lasciato lì, c'è cioè, tutto da risistemare, è un parco veramente molto bello. Lasciamo l'originale e godetevi questo servizio sportivo. Visto che l'Italia ha perso, allora godiamoci questo servizio un po' particolare con gente che corre, che fatica, che non pensano al caldo, né al freddo, né ai problemi. Ecco, lasciamo l'audio originale. Ok. Sono qua? Sì. Bene, devo dire che anch'io ho corso, perché veramente ho corso e dopo sentirete anche un bel volo che ho fatto. Non hanno corso soltanto loro, ma anch'io per correre dietro, per fare dei servizi, non stare soltanto in un porto, ma mi sono dato veramente da fare. Qua c'è il parco del Cartello dietro, è un parco veramente molto bello che si potrebbe valutare proprio in questo modo qua, facendo queste gare ciclistiche, podistiche. Tantissime cose si potrebbe fare in questo parco proprio per valorizzarlo anche, no? Si potrebbe valorizzare, fa tantissime cose molto belle. Bene, allora lasciamo l'originale e andiamo avanti intanto, ci sentiamo dopo. Occhio! Mi conta con me.
Adesso c'è solo. Allora mi conviene andare giù. Bene, ecco qua. Questo sarà il momento fatidico. Attenzione. Eccolo. Aia. Ma va a cagare. Bene, devo dire che è stato veramente un bel volo, ma veramente sacrosanto, un volo veramente speciale. Potevo tagliare al limite, ma vedete che il cameraman lavora, praticamente. Lui vola, è come l'ubriaco che tiene la bottiglia in alto. Io la telecamera, no, naturalmente. Ma ho fatto un volo veramente fantastico. Va bene. Bene, allora siamo austriaco della Scinnente. Bene, allora sentiamo lo speaker Cesare Balabek. Il canadese Whitehead e la svizzera. Con 5 concorrenti abbiamo visto falso stanche, ormai visi rassegnati, il disavanzo di traguardo disputandosi lo sprint per le posizioni. Davanti alla corsa. Dai, senti un po' come la è provati, è riuscito a staccare, non ha atteso la volata, un gesto di disappunto per il bravissimo Nick Asciola, che comunque quindi il secondo trofeo città di Gorizia rimane intanto il Sven Brezner. Dalla Slovenia, secondo della categoria Elite, Luca Bramati, numero 5, Carlo Induni, già vincitore a Bresseo di Peolo. Eccoli qua. L'autoscopa nelle gare di ciclismo su strada. E speriamo che cresca sempre di più, visto che è una delle poche gare internazionali. Giudicare, visto l'esperienza che ti sei fatto nella propria città, il pubblico certamente quest'oggi. Bene, salutiamo il grande Cesare. Il grande Cesare, che appena noi sistemiamo l'ufficio di